La sfida della nona giornata del campionato giovanissimi nazionali, o che da quest'anno è meglio conosciuto come Under 15 Lega Pro, tra l'Arezzo e il Gubbio. Gubbio che si trova al sesto posto della classifica, quota 12, un punto sopra l'Arezzo a quota 11. Miroku, poi attenzione al disimpegno di Pascolini sul rilancio. Sestini che si è rialzato nel frattempo. Mattini in rigore, finisce a terra, calcio di rigore. Fischiare l'arbitro Vizzini. La rincorsa di Giupai, il destro e la palla che finisce alta. La palla finisce alta. L'Arezzo dunque non approfitta del calcio di rigore. Dopo 8 minuti si rimane sullo 0-0. Fischiato l'arbitro. Parte Bux. Destro. E il portiere Cusimano non trattiene. E Matteini porta in vantaggio l'Arezzo. Dopo un minuto Matteini trova il vantaggio sulla punizione di Bux. La respinta corta di Cusimano. Matteini a porta vuota. Porta avanti l'Arezzo dopo un minuto e 20. Puntare Giombini, Giopai per Sestini. Nara di rigore, Sestini, salta Cusimano, palo e rete. Il raddoppio dell'Arezzo con Sestini. Questo tocco morbido, lento ma vincente. La palla è sbattuta sul palo, sarebbe comunque entrata malgrado il tentativo in extremis di evitare il raddoppio dell'Arezzo, che arriva al tredicesimo con Sestini che è entrato da posizione defilata. Questo tocco morbido. Palla in area di rigore, attenzione a Steccato che si inserisce e la palla va in rete per il 3-0 dell'Arezzo. Sul calcio di punizione da sinistra c'è stato il pallone che è terminato in gol, il 3-0 da parte della squadra amaranto sulla traiettoria di Bux. Probabilmente non c'è stato nessun tocco e la palla è finita in gol al 27esimo con Steccato che si è inserito sulla traiettoria. Dunque da due punizioni di Bux sono arrivati due gol. Devo dire che i ragazzi ci hanno messo cuore, gambe e testa. Devo veramente ringraziarli perché hanno fatto una prestazione che ci voleva, perché era tanto, non vincevamo in casa. E quindi è un'ottima partita da parte dei ragazzi. Nel primo tempo poteva appunto sbloccarla con il rigore, poi si era trascinata sullo 0-0, no? Fino al gol di Matteo. Il calcio è questo, purtroppo gli episodi si creano, a volte si riesce ad andare in gol subito, a volte invece bisogna soffrire come hanno fatto oggi i ragazzi. Ecco, un cammino il vostro come lo giudicate fino a questo momento? Buono, alti e bassi, però a livello di gioco siamo sempre andati in campo per cercare di imporre il nostro gioco, e oggi ce l'abbiamo fatta in pieno perché abbiamo ottenuto oltre la prestazione anche il risultato.